Allora ragazzi, benvenuti, bentornati sul canale. Quest'oggi è tempo di demo, appena uscita, fresca, fresca, appena sfornata, la demo del nuovo gioco esclusiva Nintendo Switch, dedicato, gioco dedicato alla principessa Peach Showtime, Princess Peach Showtime. Allora, ovviamente anche causa periodo di uscite veramente molto tosto tra il Final Fantasy VII Rebirth, tra Unicorn Overlord che uscirà l'8 di marzo, tra Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2 e Alone in the Dark. Insomma, l'uscita di questo titolo, che è prevista per ovviamente stesso giorno di Dragon's Dogma e lo stesso giorno di Rise of the Ronin, ossia il 22 di marzo, è passato un po' in sordina questo titolo, no? E chi l'ha provato in anteprima, e anche tramite articoli usciti poco tempo fa, pare che invece Nintendo per l'ennesima volta abbia fatto centro anche con questo gioco. Quindi ha rilasciato la demo quest'oggi, 2 ore, 2 o 3 ore fa, insomma, non tantissimo tempo fa. E come al solito io vado a dire, stavolta non l'ho provata in anticipo, stasera, adesso vado proprio alla cieca, proviamo subito la demo per vedere se realmente anche questa volta Nintendo ha fatto centro. Allora, vediamo innanzitutto se il volume del gioco mi sa è bassino. Lo alziamo un pochettino. Ok, dovrebbe andare. Principessa Peach, finalmente siamo arrivati. Ok, vado a procurarmi i biglietti. Farò presto. Nel frattempo, perché non fai un giro nel foyer? Ti avvertirò non appena li avrò presi. Ok, andiamo. Quindi facciamo un giretto qui, vediamo cosa che si può fare. Questo penso sia chiuso, si sbloccherà. Molto lento, questo si salta. Vediamo un po' se riusciamo a trovare come si corre. Non si può correre, la telecamera non si muove. Facciamo un giretto qui, no, non si può andare. È tutto chiuso, quindi andiamo di sopra? Proviamo ad andare di sopra o di sotto? Proviamo di sotto? Spiacente, non si passa. Qua che dice? Lo spettacolo, ma il sogno è di ogni teatrì è quello di recitare. Non si può passare. Andiamo qua, vediamo che si può fare. Preparativi in corso, ancora non aprono. Che dice lui? In questo spettacolo è fenomenale. Ha uno splendore quasi irreale. Gli splendidi sono le nostre star. Ok, hanno grande carisma e donano vita al palcoscenico. Perfetto. Quindi mi sa che devo parlare un po' da questa parte, eh? No. Andiamo qui, nulla. Proviamo ad andare di là. Oh, non fa fare. Ah, Todd, a dopo. Che emozione. Ah, sta per cominciare. Sto sperando della spadaccina. Ancora un attimo di pazienza. Qua non mi fa entrare. Principessa Peach, ho i biglietti. Ah, devo andare qui. Ecco il tuo biglietto. Hai visto che folla? Vuol dire che gli spettacoli sono fantastici. Ok. Oh, un po' così. Inizio. Il nostro spettacolo sta per iniziare. Andiamo a sederci. Vai. Oh, hai le luci? Bassino il volume, eh. Ho alzato un pochettino. Dipende da. No, non dipende da questo. Oh, si è persa la corona. Succede? Princess Peach Showtime, ok. E fin qui di gameplay molto poco. Speriamo che non sia come la demo di Mario vs. Donkey Kong, che era 10 minuti di demo. Di solito sono un'oretta quelle di Nintendo, no? Quella di Donkey Kong è una delusione più totale. Speriamo che questa non sia la stessa cosa.
Vuoi sapere che sta succedendo? Eh sì. Gli strani personaggi mascherati stanno mandando a rotoli tutti i nostri spettacoli. Non possiamo portare avanti i nostri spettacoli con quei disturbatori tra i piedi. Tu eri uno per essere un tranquillo spettacolo, invece no, mi dispiace tanto, lo devo trovare un modo, devo trovare un modo per ristabilire l'ordine, non posso farcela da sola. Ti sarei davvero grata se mi aiutassi, dai. Ma guarda un po'. Ti vengo ad aiutare. Davvero, vuoi aiutarci? Sì, dai, ti aiuto. Grazie, Graziella. Lei è Stella. Sono una fata dello splendore che veglia su questo teatro. E tu ti chiami Peach? È un bellissimo nome. Con il potere dello splendore dalla nostra parte, ci riprenderemo le nostre opere e lo spettacolo andrà avanti. Vorrei fare la vocetta più camuffata. Ok, spadaccina. I cattivi di cui parlavo nello spettacolo, spadaccina. Andiamo a controllare per prima cosa. Ok, quindi spettacoli a tema. Questa è spadaccina. Ho intravisto qualcosa sulle preview, sui video di trailer che ha mostrato Nintendo, anche sui direct. Castello dei Rovi, caricamento in corso. Forse. Caricamento, eh? A grandissima. Ok. Questa è la storia della spadaccina, ma c'è qualcosa che... Qual torna che non cosa. Oddio. Qualcuno è stato ferito. Oddio. Sarà opera di quei tipacci mascherati? Probabilmente. Ah, ci sono. Ho un'idea, proviamo a evocare il potere dello splendore. Dello splendido splendente. La coda di cavallo? Grazie a questo fiocco, ora puoi usare lo splendore. Vorrei farlo anch'io, ma... i capelli, purtroppo... Forza, uso lo splendore su di lui. Yes! Con B? Tengo premuto B? Olè! Ah, vedi, con B abbiamo... usiamo il nostro potere. Carino! È uno dei poteri... dello splendore, far risplendere cose e persone facendole sentire bene. Ok, mi dai 3 kg di splendore e porto via, eh? Se so 3 kg e 100, lascia. Let's go. Quindi adesso devo riportare lo splendore. Andiamo al castello? Come ci arrivo? Andiamo da questa parte, vediamo un po'. Oh, questi lì, che paura. Questi sono nemici, e come li ammasso? Ancora in giro a far danni. Vediamo un po'. Con B, usa lo splendore. Ok, carino. Oh, vedi, uccidendo nemici si torna a splendere. Questo già l'avevo capito. Cuore, perfetto. C'è profondità di campo, fortunatamente. Carino, carino. Beh, abbastanza semplice per ora. Vabbè, è ovvio, è iniziato. Finito lo stage? Ma questa è una gemma di splendore, queste gemme sono la prova delle tue imprese, ok? Trabocca l'energia risplendente e ci saranno senz'altro nella nostra avventura. Questo è un po' tipo le... eccole qua, sì, un po' tipo Super Mario, quando bisogna prendere gli oggetti per completare al 100% lo stage. Ok, ci sta. Ci stiamo avvicinando al castello.
Nel castello c'è il re. Andiamo avanti qui, allora. Questo posso... Che devo fare? Se solo fossi un po' più forte, che succede? Vai, vai. Mi sento invincibile, cioè posso donare la forza anche... Lì sopra come ci arrivo? Ah, da qua? Posso tornare indietro? No, vado prima a prendere questo. Posso andare dentro? Ok. Che ci posso fare? Ah, gli alberi. Quante monete. Ah, vedi, li fai fiorire praticamente e ti danno le monete, ok. E ti dà un fiocco. Quindi posso andare di qua. Si penso mi fanno male. Ok, le monete. Oppala. Vabbè, carino, dai. Vado di qua, non posso fare niente. Vado di qua, vediamo un po' che posso fare. Ah, ci sono dei fiori. Ah, delle piantine. Piantine per prendere le monete. Ok. Che abbiamo fatto? Ah, c'era nascosto uno di questo splendore. Ok, andiamo. Quello è lo splendore per la spadaccina. Della spadaccina. Ok, quindi... Acquisto un potere qui? Per nome acquisto un potere. O forse no. O forse sì. Che succede? Cambio vestito. Ah, tipo il tulipano nero, dai. Carino. Stilisticamente il solito tipico gioco. Peach e spadaccino. Stilisticamente... classe da vendere il gioco di Nintendo. Ho avuto poco da dire sotto questo punto di vista. Ok, cosa posso fare adesso? Posso rompere tutto? Sì, bravo. Quindi teoricamente potrei... Oh, questo? Mica l'ho visto. Ok, abbiamo fatto. Ho preso il quarto. Ma dietro non posso tornare perché magari posso andare a rompere. Oh, questo? No. Ho fatto male. Non posso tornare indietro, giusto? No, perché sennò sarei potuto andare a rompere. Aia. Mi ha fatto male. Qua sotto, questo qua sotto non lo posso rompere. Ne ho preso un altro. Questo qua sotto, tipo, no? No. Andiamo di qua. Vai. Ok. Comunque, si gioca al momentaneamente con due pulsanti, A e B. E non comandi. Osserva i movimenti del nemico e poi usa per schivare e contrattaccare. Ah, se, comunque se attacchi al momento giusto ti dà una sorta di schivata. Eccolo qua, vedi? Figo, figo, la schivata è molto figa. Vediamo un po'. Schivata è veramente figa. L'effetto anche visivo della schivata è molto figo. Ah, c'è roba qua, vedi? Già ogni 100 monete c'è un qualcosa? Sì, c'è qualcosa di nascosto.
Comandi, che vuol dire? Vediamo un po' che dice. Se capiti in un'area in aspetto particolare, premi Z. Oh, vedi? Per metterti in posa, vediamo un po'. Ah, tipo i tubi di Mario. Ok. Ah, mi sono sbagliato pulsante. Ok. Tipo i tubi di Mario. Ok. Cosa c'è qua? Cosa possiamo fare? Sei in pericolo. Vado a salvare il vostro re, dai. C'è un cuoricino. Ce lo prendiamo. Nemici. Oh, boss? Piccolo boss? Allora, questo devo aspettare che attacca. Dopodiché lo devo prendere per dietro. Tiene lui? Ora tocca a me, ok. Vediamo un po'. Ah, addirittura dentro. Comandi. Evita gli attacchi nemici saltando con A. Ok, quindi questo mi viene addosso. Perfetto. Abbastanza pilotato, eh. È un altro splendore. Ne mancano due, dai. Comandi, che dice? Per eliminare un nemico sopra di te, inclina L verso l'altro e premi B. Così. Comandi, ok. Ma ci posso arrivare là sopra, però? No, là sopra non ci posso arrivare. Ora sì, però. Lo rompo. Ah, ok. Ok. Cuorici. Vabbè, il cuore massa. Ah, oh, vedi? Dai, ottimo. Manca uno. Manca uno. Dai. No, 167 mi sa che ci sarà una mezza specie di negozio dove comprare oggetti per potenziamento, penso, eh. Che succede? Stilisticamente nulla da dire. In guardia, vediamo. Sai che devo rompere prima tutti questi, eh. Andiamo un po'. Eccolo che arriva qua. Aia, l'ho preso. E due. Ah, tutta una questione di tempistica. Perfetto, prima non l'avevo fatto. Infatti. Prova che scende. Oh, mo su tu, eh. Ok, adesso si butta per terra. Perfetto. Olè. Perfetto. Vabbè, carino. Finito l'ultimo. Così tutti. Ok. Facile per ora, eh. Poi magari bisogna vedere andando avanti. Andando avanti poi come si alza l'asticella della difficoltà. Per ora molto semplice, nulla di che.
Nuovo fogliocco per vestito, vestito spadaccina, ok. Va bene. Continuo. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo provare. O se la demo finisce qui. Spero di no, perché è abbastanza poco, eh. Al momento dovesse essere solo questa la demo, non sono... Anche per i motivi detti all'inizio del video, non sarei propenso all'acquisto. Anche perché altri giochi, nella mia wishlist al momento ci sono altri giochi. Uno su tutti, senza nulla togliere al fatto che il gioco è carino, eh. Nintendo difficilmente sbaglia, eh. Ok, mi fa andare avanti. Menu principale, vediamo. C'è opzioni. Non c'è nient'altro. E al titolo. E va bene. C'è Todd di nuovo? Oh, c'è quest'altra. Oh, vedi? Il Festival dei Dorsi. Vediamo. Ne fa giocare un altro. Meglio. Vediamo. Lunghetti i caricamenti, eh? Abbastanza lunghini, come dire. Peach time. È in corso un festival dei dolci. Presente. Oh, vediamo che possiamo fare. Ah, vedi? Ah, possiamo fare i dolci. Carino. È carino, comunque questa cosa è carina. Non so se posso scoppiare tutto qua. No. Chi è che piange? Il festival non comincia dei dolci. Oddio, chi è? Cracra, adesso tutti i dolci sono nostri. Ci hanno fregato i dolci. No, ma guarda, hai trovato una persona sbagliata per fare questa cosa, te lo dico. Ah, vedi i pasticceri? Apri, apri, andiamo, andiamo. Corri, corri. Perfetto. Allora, questi, da quello che ho capito, questi li posso far diventare... O panettoni o qualche dolce di qualche tipo per... Cos'è sto fiocco? No, qui non c'è niente. Qui ho fatto. Questi li devo far. Ah, ok, questi li devo far. Ok, abbiamo fatto. Qui ci stanno cose da poter fare, no? Qua, da questa parte. Andiamo. Ok. Questi mi dovrebbe far dire... Ah, spiccati crano. Spiccati crano. Si fa... Oh, vedi? Perfetto. Da qua. Ah, qui fragoline. Picchetti crano e fracoline. Andiamo in cucina. Torniamo indietro. Qui c'è qualcos'altro? Andiamo. Ah, questo qui no. Questo. Ok, andiamo in cucina. Andiamo. Vai, apri sta cucina, dai. Andiamo. Dov'è la chef? Ah, bella domanda. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa qua. Nulla. Ah, adesso divento Peach Chef. Fammi capire. Vai. Vediamo un po'. Pasticcera, pasticcera. Ok.
Ah no. Peach e pasticcera. Ok. Carino. Stile da vendere comunque, come al solito Nintendo, guarda, è tremenda. Ah, qua devo mettere... Ok, mettiamo all'opera. Andiamo. Che posso fare qui? Vediamo. Prepara biscotti con noi. Ok, ve li preparo. Facciamole tanti prima che scada il tempo. Quindi lascia i biscotti pronti su un carrello. Questa è un po' una... È un, una missione tipo... Overcooking, tipo, no? Ok, monto. Escola un po'. Comandi. Ah, vedi? Aspetta, comandi. Vediamo i comandi. Premi B ripetutamente e fermati al momento giusto per non rischiare di mescolare troppo. Perfetto, dai. Vai. Ok, perfetto. E mettiamo qua. Ah, ok. Questi mini giochi tipo Overcooked, dai. Prendi. Vai. Vai. Troppo. Mamma mia, guarda i biscottoni, ragazzi. Vai col biscottone, chi può? Guarda, in questo c'è il super biscottone, cazzo. Vai. Mega biscottone, vai col mega biscottone. Vai col mega biscottone. Vai col super mega biscottone. Vai. 4, 3, dai, ce la faccio. No, per poco. Poco lo facevo pieno, dai. Vabbè, comunque 3 me ne deve da, no? Vediamo un po'. 1, 2, no. Ho rosicato. Devo dire, ho rosicato. Vediamo se si può ripetere il... Ah, ne ho perso uno? Piazzetti, abbiamo abbastanza biscotti. Però questa cosa dei minigiochi, ogni stage c'ha queste cose, almeno spezza un pochino la monotonia, se no sarebbe sempre la stessa cosa. Carino, carino. Carino, ci sta, dai. Andiamo un po' qua, se c'è qualcosa che... Sì. Tubo. Si va sotto, vediamo un po' se prendiamo. C'ha fame e noi devi prepararmi i biscotti allora. Eccoci, biscotti. Ok. Torniamo sopra. Peccato, non persi due, peccato. Perfetto, andiamo, dai, dobbiamo fare. Le basi della torre sono pronte, ma... Ok. Ok, altri biscotti devo preparare, no? Le torte? Decora le torte seguendo il disegno, facci sapere quando la torta è pronta. Ok, altro minigioco. Ah, eccolo, vedi? Allora, uno. Due. E tre. Perfetto. Carino anche questo minigioco. Molto carino. È carino, dai. Ok.
qui devo fare. Vediamo un po' se me lo prende. No, in mezzo, mi sono dimenticato. Scusa, mi sono dimenticato la parte in mezzo. Cazzona variato. Allora, qua devo fare un cerchio. Poi c'ho, aspetta, una, due, tre, quattro, cinque. Oh, emozione fatto. Manca uno, peccato quello di prima che ho fatto una cagata. Allora, e questo, allora, aspetta. Sì, qua. Finito. Vai. No, mi sono sbagliato. Ho sbagliato a mettere quello. Ho fatto un po' a cazzo, devo dire. Allora, qua. Aspetta. Poi. Beh, ok. Vai, 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 vai. Fatta, poi. Ah, qua. Una, due, tre. Fatto. Fatto, 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 fatto. Dai che l'ho fatta e ho preso tutte. Vedi, se indovini ti cambia la torta tutta quanta. Invece prima quando l'ho sbagliata non me l'ha cambiata. Carino. Ci sta, ci sta. Qui me ne dai da due o tre, quante me ne dai? Una, due. Ok. Più soldi. È carino il gioco. È carino, sì. Però. Da questa parte, andiamo da questa parte, dai. Dobbiamo mettere il festival e salvo. Mettiamo. E devo prendere l'ultimo. Ho preso l'ultimo, ne sono mancati due. Ne ho mancati due. Uno per una torta. Per un biscotto. Ultimo secondo, cazzo. Penso che sia finita la demo, dai. Penso che sia finita. Non mi ha dato. Ah, lo te lo dà, ok. Te lo dà comunque. Nuovo fiocco per vestito. Vabbè, quello pasticcera. Continuo. Vediamo. Non penso che duri di più la demo, anche perché quello che c'era da vedere sostanzialmente da infatti è finita. Ci sta, ci sta, ci sta. Giusto, dura il giusto. Mezz'oretta. Dura il giusto. Non so quanto a livello di tempo effettivo sia lungo il gioco, duri questo titolo, onestamente non lo so. Però se hai gli altri spettacoli, saranno particolari, diversi, unici a livello di sottili giochi, boss, combattimenti, secondo me potrà dire la sua. Comunque papà, sembra che siano 10, quindi 10 stage. La demo finisce qui, può continuare al 21 al gioco completo. Ok, torno al foyer. E vabbè ragazzi, io quello che devo farvi vedere l'ho fatto vedere. E questa è la demo di Princess Peach Showtime, in uscita esclusiva Nintendo Switch il 22 di marzo. Vediamo cos'altro si può fare. Quello che succede e poi ci salutiamo. Ok, questo è carino. Demo molto carina, devo dire. Purtroppo, ripeto, ci sono altri titoli questo mese che hanno priorità per quanto mi riguarda, però nel caso Nintendo mi volesse mandare un codice review,
Io onestamente lo recensirei volentieri, lo giocherei molto più che volentieri. Comunque, poi se anche una delle testate giornalistiche per cui lavoro, magari mi chiederanno di recensirlo, lo farò molto volentieri, senza problemi. Comunque, ragazzi, questo è tutto per la demo. Vi è piaciuto il video? Mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale se volete. Se avete domande, nei commenti. Per ora, vostro Manni vi saluta. Bella, raga. Ciao.